Ciao ragazze, oggi faccio un Get Ready With Me. Allora, io mi sono già sistemata i capelli, sistemata per modo di dire, li ho asciugati col diffusore e basta. Allora, vediamo un attimo cosa posso fare. Non so cosa fare. Cominciamo dalla base, prima di tutto. C'è un naso rossissimo. Sono allergica, ma non so che cosa, sinceramente. Giusto per uniformare un po' il colorito. Soprattutto del naso. Allora. Mi sto preparando perché più tardi devo andare da una mia amica a tagliarle i capelli, dato che sono diplomata come parrucchiera, faccio i capelli in casa. In attesa di trovare un negozio che mi assume. Che è attesa. Applico un po' di correttore sulle mie disperate occhiaie. Applico con le dita, faccio prima. Vedete che viene meglio anche l'effetto. Ho visto che tanti YouTuber stanno facendo gli ask. Pensavo di farne uno anch'io, però devo arrivare prima a un tot di iscritti. E poi dopo magari lo faccio. Però se avete delle domande, scrivetemi tutto nei commenti. Domande anche su di me, su cosa faccio, quello che vi passa per la testa. Prendo quest'altro correttore, così uniformo bene un po' il tutto. Ho visto l'altro giorno un video di Cherry Pandemonium che ha fatto appunto l'ask e aveva un trucco che mi è piaciuto molto perché era molto semplice nel complesso. Raffreddore in diretta. Bene, siamo messi benissimo, guarda.
manca un po' la palpebra perché era così, perché... Allora, adesso passo alla cipria. Sto cercando, la trovo. Ok, allora prendo la palettina di Astra quando riesco ad aprirla e voglio applicare il colore più chiaro sulla palpebra mobile e lo applico con le dita. Sì, diciamo che lei ha la pelle un po' più chiara, Cheryl, della mia. Molto più chiara. Io devo ancora trovare il fondotinta giusto per me. Non riesco a trovarlo. Se avete qualche consiglio, scrivetemi tutto nei commenti. Allora, intanto prendo un pennello da sfumatura. Leggermente un marrone scuro sulla piega. Giusto per dare un po' di dimensione. Color che vi ho già fatto vedere e prendo un verde, il verde. E lo metto qua al centro, ovviamente con un altro pennello oppure con le dita, forse viene meglio. Giusto per dare quel di colore. Benissimo. Ci piace. Ovviamente io non sono una make-up artist, cioè, dire. Però, diciamo che me la cavo un po'. D'altronde penso che ogni donna dovrebbe anche imparare un po' a truccarsi. Per chi vuole, ovviamente, non è mica un obbligo, però a chi piace, cioè tenersi informati, ci sta. Questa qua di Kiko, che è la numero B.
15 e la metto all'interno dell'occhio. Un po' anche le ciglia. Ok. Oggi ci piace strano. Allora, prima ciglia, dove l'ho messo? Mi ricordo più. Piego le ciglia e poi applico il mascara. Ovviamente dopo dovrò dare una sistemata alle sopracciglia perché fanno schifo. Fanno schifo. Applico anche sotto, ovviamente. Poi sopracciglia immediatamente e passiamo con gel. Applico il kit della Rimmel con questo pennello. Vado a definire perché ho un buco dato da una cicatrice qua. Prendo prima e poi comunque ne vado anche un po' a infoltire un attimo. Guance, vediamo il blush, prima. Blush,
Mary Humanizer non può mancare, ovviamente. Allora, facciamo una cosa. Ok, rossetto, non so cosa mettere, non so cosa mettere, so, proviamo il red velvet della Lime Crime, proviamo, l'ho già provato però. Ovviamente il collare. Tanto che si asciuga. Comunque questo è il look finito. Io spero che possa piacervi. Lasciatemi qualche commento, lasciatemi like, ovviamente, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!